Gian Bruno, ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Italia-Belgio. Allora, contro la Spagna siamo stati una vergogna colossale, ragazzi. Contro la Spagna mi sono vergognato di essere italiano, ragazzi, perché veramente siamo stati una vergogna. La Spagna ci ha sotto e ci ha messo sotto sopra, ragazzi. La Spagna ci ha messo sotto sopra, ragazzi. Ci ha distrutto, neanche un pallone, il possesso palla. Non ne parliamo proprio, ragazzi. Contro il Belgio, secondo me, sarà ancora più difficile. Sarà ancora più difficile, ragazzi, perché il Belgio, non scherzo, ovviamente vorrà prendersi la rivincita per l'Europeo. Ma dico io no, abbiamo appena vinto l'Europeo. Abbiamo appena vinto l'Europeo, non possiamo fare in quel modo. Non possiamo essere distrutti così facilmente. Almeno un po' di carica ce l'ha messa Chiesa, ma solo quello. Solo Chiesa è riuscito ovviamente a fare un po' di carica seguendo al gol di Pellegrini. Ma oltre a quello non abbiamo fatto niente. Soltanto la Spagna, ragazzi, soltanto la Spagna ci ha messo sotto sopra, ragazzi. Soltanto la Spagna ha fatto una partita. Complimenti a loro, ragazzi, perché loro hanno meritato di andare in finale, ragazzi. Loro hanno meritato di andare in finale. Comunque, ho un mio amico belga che ovviamente tifa per il Belgio e vorrebbe fare le predizioni, ragazzi. Vai a Eo, fai le predizioni, vai. Ciao, tifoso dell'Italia e iscritti di Sigball. Sono un tifoso del Belgio e penso che il Belgio vincerà 2-1 grazie Sigball. Allez, allez les rouges! Lui dice 2-1, io penso che finirà 1-0 Italia, ragazzi, ma però ci vuole fortuna, ragazzi, ci vuole fortuna. Penso che segni Chiesa su assist di Insigne, colpo di testa e rete. Comunque, se voi giù nei commenti le vostre predizioni, ragazzi, questa partita, almeno il terzo posto, almeno il terzo posto, ragazzi, può andare più che bene, basta metterci la grinta, l'impegno e portare a casa un buonissimo risultato, ragazzi. Cioè, forse duri sempre, ragazzi. Veramente sono un po' preoccupato, ma se ce la mettiamo tutta, ragazzi, secondo me possiamo farcela. Ciao, ragazzi, forse duri sempre.